Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Buona giornata, carissimi amici. Ci rivolgiamo al Padre, affidandoci con tutto il cuore. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ascoltiamo il Vangelo di Marco e oggi si parla del secondo miracolo, dopo il miracolo di Gesù che calma la tempesta nel mare, sentiamo il miracolo della guarigione di un uomo posseduto da uno spirito impuro, dalla voce di Carlo. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù e i suoi discepoli giunsero all'altra riva del mare, nel paese di Gerasseni. Sceso dalla barca, subito dai sepolcri gli venne incontro un uomo posseduto da uno spirito impuro. Costui aveva la sua dimora fra le tombe e nessuno riusciva a tenerlo legato, neanche con catene, perché più volte era stato legato con ceppi e catene, ma aveva spezzato le catene e spaccato i ceppi, e nessuno riusciva più a domarlo. Continuamente, notte e giorno, fra le tombe e sui monti, gridava e si percuoteva con pietre. Visto Gesù da lontano, accorse, gli si gettò ai piedi e urlando a gran voce disse: «Che vuoi da me, Gesù, figlio del Dio Altissimo? Ti scongiuro, in nome di Dio, non tormentarmi». Gli diceva infatti: «Esci, spirito impuro, da questo uomo». E gli domandò: «Qual è il tuo nome?» «Il mio nome è Legione», gli rispose, «perché siamo in monti». E lo scongiurava con insistenza perché non li cacciasse. C'era là sul monte una numerosa mandria di porci al pascolo e lo scongiuravano: «Mandaci da quei porci perché entriamo in essi». Glielo permise e gli spiriti impuri, dopo essere usciti, entrarono nei porci e la mandria si precipitò giù dalla rupe nel mare. Erano circa 2000 e affogarono nel mare. I loro mandriani allora fuggirono, portarono la notizia nella città e nelle campagne, e la gente venne a vedere che cosa fosse accaduto. Giunsero da Gesù, videro l'indemoniato seduto, vestito e sano di mente, lui che era stato posseduto dalla legione, ed ebbero paura. Quelli che avevano visto spiegarono loro che cosa era accaduto all'indemoniato e il fatto dei porci, ed essi si misero a pregarlo di andarsene dal loro territorio. Mentre risaliva nella barca, colui che era stato indemoniato lo supplicava di poter restare con lui. Non glielo permise, ma gli disse: «Va nella tua casa, dai tuoi, annuncia loro ciò che il Signore ti ha fatto e la misericordia che ha avuto per te». Egli se ne andò e si mise a proclamare per la Decapoli quello che Gesù aveva fatto per lui, e tutti erano meravigliati. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Fa molta impressione quella frase che la gente sopraggiunta dopo l'accaduto per vedere che cosa era successo, vedono l'uomo che era stato indemoniato,
lo vedono seduto, vestito e sano di mente. Lui che era stato posseduto dalla legione ed ebbero paura. E poi, dopo che fu spiegato loro che cosa era accaduto all'indemoniato, il fatto dei porci, essi si misero a pregare Gesù di andarsene dal loro territorio. Ebbero paura vedendo l'uomo guarito e pregarono Gesù di andarsene dal loro territorio. Eppure queste cose succedono di fronte al bene che sta davanti ai nostri occhi. Vediamo solo il male per le cose che non vanno, a livello esterno, a livello del mondo. E si prega Gesù di andarsene perché la sua presenza può creare problemi. Può fare del male, ma quale male? Non sappiamo che cosa sia il vero male e il vero bene. Guardate, quella supplica della gente che dice che si misero a pregarlo di andarsene dal loro territorio assomiglia tanto a quella supplica del demonio all'inizio del Vangelo che si rivolge a Gesù: ti scongiuro in nome di Dio, non tormentarmi. E ancora si dice del demonio, e lo scongiurava con insistenza perché Gesù non li cacciasse fuori dal paese. Ecco, fa riflettere questo, dobbiamo riflettere. Ci siamo aperti a riconoscere dove sta il vero bene. È il bene dell'uomo, è la liberazione dell'uomo dal male. E poi c'è il terzo scongiuro del demonio e lo scongiurarono: mandaci da quei porci perché entriamo in essi. Glielo permise. Entrarono nei porci e la mandria si precipitò dalla rupe nel mare. Erano circa 2000 e affogarono nel mare. Qui si vede qual è la natura e la volontà del demonio. Qual è? La sua indole è quella di uccidere. Vuole uccidere. Fa di tutto per uccidere. Che cosa può fare? La permissione divina dà al demonio uno spazio ben delimitato, cioè pone un limite oltre il quale non può fare assolutamente niente. Beh, pensate quanto avrebbero voluto uccidere quell'uomo, quei demoni, ma non hanno potuto. Ma ci chiediamo perché Dio permette una certa libertà al demonio? Sappiamo che se volesse potrebbe bloccarlo assolutamente del tutto. Vediamo però che in certe situazioni, in certi casi, Dio permette una certa libertà al demonio, ma ben misurata e non oltre un limite preciso, diciamo una libertà vigilata. Lo fa per ricavare, perché sa che ricaverà, ecco, un bene più grande di quel male che in quel momento viene fatto. Ecco, sa che ricaverà un bene più grande, questo è importante. Non è che Dio sta perdendo di mano la situazione, che il demonio sta prendendo il sopravvento perché Dio magari sta dormendo. No, assolutamente. Anzi, Dio si sta prendendo gioco del demonio perché lo usa per realizzare un suo disegno di salvezza. Sì, è proprio così. E allora ci chiediamo: qual è il bene più grande che ha in mente Dio? Il bene più grande è la nostra crescita,
La crescita nel bene, anche la crescita nell'essere consapevoli che non possiamo servire a due padroni, dobbiamo deciderci quale dei due vogliamo servire. Dobbiamo fare la nostra scelta. Ecco, anche San Pietro ci dice: il vostro nemico, il diavolo, come leone ruggente, va in giro cercando chi divorare. Ma stiamo tranquilli, perché se siamo con Gesù, non può fare assolutamente niente contro Gesù e contro chi è con Gesù, nella stessa barca con Gesù. Ecco, e poi un'altra cosa stupenda di questo Vangelo è questa. Quando quell'uomo, ecco, vede che Gesù si risale nella barca, vorrebbe anche lui restare con Gesù, ma Gesù non glielo permise, ma gli disse: va nella tua casa, dai tuoi, annuncia loro ciò che il Signore ti ha fatto e la misericordia che ha avuto per te. Gesù ha bisogno che qualcuno lo porti in quel paese che abbiamo visto com'era ridotto in schiavitù da Satana, quel paese là. Ha bisogno che qualcuno porti la sua presenza viva, e chi più di quell'uomo può portarla? Con un annuncio che non è un parlare per sentito dire, ma è dire ciò che Dio ha operato con la sua misericordia nella tua vita. Questo è il vero annuncio, che è credibile. Non quando si parla per sentito dire, ma quando si dice ciò che Dio ha operato nella mia vita, la misericordia che ha usato per me. E allora l'invito è: proviamo a vedere, a scoprire la misericordia che Dio ha usato nella nostra vita. Perché è questo che dobbiamo annunciare. È questo che Dio ci chiede e ci chiama per annunciare, perché fa bene, libera questo annuncio, porta la vera presenza di Gesù. Vieni Gesù, riempimi di te. Ti dono il mio cuore, riempilo del tuo amore. Donami tutto te e con te donami le tue virtù. Amami, Gesù. Fa che io ti ami con il tuo amore. Grazie, Gesù. Grazie che io sono qui. Sono qui perché tu sei buono. Soltanto perché tu sei buono. Vieni da me, che io vengo da te e siamo una cosa sola, amore e misericordia e miseria, una cosa sola. Il mondo ha bisogno di te, amore e misericordia. Fa che io ti porti nel mondo intero, annunciando la misericordia che hai usato per me. Il Signore sia con voi. Per E con il tuo spirito. intercessione della Mamma Celeste vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.